In questa presentazione faremo una breve panoramica, cercherò di essere molto sintetica, sulla struttura dei dati che sono stati trasmessi alla Commissione europea, come sono organizzati e cosa era possibile farci, quali sono le elaborazioni successive che sono state fatte su questi dati per poter arrivare, tra le altre cose, anche a tutte le conclusioni che avete trovato nel volume, e qual è l'accessibilità al momento dei dati e quale speriamo sia il loro utilizzo nel futuro, nei prossimi tempi. I dati del terzo report sono costituiti da dati tabellari e dati cartografici, ovviamente. Il dato tabellare, nella struttura, così come l'ha chiesta la Comunità Europea, sono strutturati per schede di valutazione. Ogni scheda di valutazione è stata fatta per ogni singola specie o habitat e per regione biogeografica. All'interno di queste schede di valutazione sono contenuti moltissimi dati, riguardano ovviamente lo stato di presenza. Ognuno di queste righe è un singolo campo che è stato compilato nella scheda, è soltanto una panoramica per farvi, insomma, molti di voi già li conoscono, però per capire quanti dati effettivamente ci sono in una scheda di valutazione. Quindi questi sono tutti quelli relativi al range, questi sono tutti quelli relativi alla popolazione, questi sono quelli per le pressioni e le minacce e ancora per tutte le misure di conservazione, per ogni quindi singola scheda di valutazione. In totale sono quasi 100 campi, di cui 80 obbligatori. Tutta questa grande mole di dati che è contenuta nella scheda di valutazione in realtà è poco sfruttabile, poco utile per le analisi di sintesi. Infatti, quello che caratterizza, diciamo, il singolo dato è semplicemente o il nome della scheda, sia il nome della specie o dell'habitat, ovviamente, sia la regione biogeografica. Quindi è ad esempio possibile sapere, in una, diciamo, interrogazione molto veloce, quante specie ci siano nella regione alpina, ma non quanti chilotteri ci sono nella regione alpina, perché le specie sono tutte contenute in un unico file, e così come gli habitat in un altro unico file, senza altri tipi di categorizzazioni. Il dato cartografico, ugualmente, ovviamente è costituito dalla mappa di distribuzione, che è la base, e anche in questo caso è a livello nazionale, quindi neanche biogeografico, delle regioni biogeografiche, e quindi quello che li caratterizza è semplicemente il nome della scheda. Quindi sarà possibile, per esempio, dal dato così come è stato chiesto dalla direttiva Habitat, visualizzare le singole distribuzioni, come in questo caso abbiamo un habitat e un paio di specie, oppure visualizzarle tutte insieme in una cartina veramente poco utile, però molto carina, infatti. Le prime, ovviamente, su questi dati sono state fatte una serie di elaborazioni per poterle analizzare. La prima è stata quella di relazionare tutti i dati contenuti nella scheda di valutazione con una serie di attributi. Gli attributi riguardavano i gruppi, che io ho chiamato gruppi, ma in questo caso ovviamente sono delle categorie, come possono essere appunto le categorie tassonomiche, a vario livello a seconda del tipo di analisi che volevamo fare. E anche alcune caratteristiche che potevano interessare, alcune sono state utilizzate, altre no, come gli endemismi, le specie prioritarie o meno, la valutazione di lista rossa. L'elaborazione invece sul dato cartografico ha seguito la stessa logica, nel senso l'unica informazione data dal dato così come richiesto era quella della specie, quindi un unico poligono che rappresenta la distribuzione della specie. Ovviamente a questo abbiamo dovuto aggiungere il dato relativo all'informazione di cella, quindi ottenere delle distribuzioni suddivise in celle con l'informazione della regione biogeografica, in modo da poter già distinguere, per esempio, all'interno di un'unica distribuzione quali fossero le celle appartenenti alle tre regioni biogeografiche. A questo poi è stato sovrapposto, tramite una serie di relazioni, tutti i dati tabellari contenuti nei report. Tutti quelli che avete visto in realtà sono quasi tutti stati correlati con le informazioni di cella. Quindi ad ogni cella a questo punto non abbiamo solo l'informazione della regione biogeografica, ma anche tutte le categorie che possono essere di più livello, come appunto dicevo, e anche tutti i dati relativi proprio alle informazioni di valutazione che noi abbiamo inserito nel report tabellare. Questo ci ha permesso di suddividere le celle a seconda anche del loro stato di conservazione, ma sarebbe possibile ovviamente organizzarle a seconda di uno qualsiasi dei parametri che sono stati valutati.
Tutto questo lavoro è servito ovviamente per poter estrarre semplicemente i dati che sono stati raccolti e categorizzati tramite una serie di criteri più complessi. Ad esempio, semplicemente riuscendo a fare delle analisi separate per macro categorie di habitat o dividendo gli animali terrestri da quelli marini, le specie terrestri da quelle marine, o ancora suddividendo appunto con vari livelli le specie per poter fare dei diversi tipi di analisi. Questo ad esempio anche per essere una specie era prioritaria o meno e così via. Questo ha permesso poi di creare una serie di tabelle di riepilogo, che sono quelle anche che trovate nel volume, dove le informazioni sono ovviamente le stesse contenute nelle schede di valutazione, ma organizzate in una maniera sicuramente più fruibile. Delle mappe di densità, in questo caso quindi, come ho detto prima, ad ogni cella è stato possibile associare il numero di specie relative per esempio ad un'unica categoria, ad un unico gruppo, per esempio in questo caso erano i rettili, se non erro, non ci ho messo il nome, e quindi poter visualizzare delle mappe di densità. E ancora, siccome abbiamo relazionato tutti i valori del report alla cartografia, è stato possibile estrarre, in questo caso per esempio, le celle del gruppo dei rettili con stato di conservazione cattivo, in questo caso sfavorevole e cattivo, inadeguato e cattivo. E questa stessa tipo di analisi può essere fatta ovviamente estrapolando il dato diciamo, uno alla volta con tutti i parametri che sono stati valutati. E ovviamente anche tutti i grafici che trovate nel report, diciamo, derivano da questo tipo di analisi. L'altra cosa importante è l'accessibilità dei dati. Ovviamente tutto questo lavoro è stato fatto dopo la consegna dei dati alla Comunità Europea ed è quindi in un'ottica, non è servita tanto per il report, ma è servita soprattutto in un'ottica di accessibilità del dato, di trasparenza. E ovviamente seguendo quello che sono anche le indicazioni della direttiva Inspire, che è stata poi recepita ovviamente in Italia nel 2010, che diciamo, impone di rendere omogenee e condivisibili tutte le informazioni georeferenziate. E in questa stessa ottica si pongono una serie di sistemi, fra i quali ad esempio ovviamente il Network Nazionale di Biodiversità, all'interno del quale questi dati andranno a confluire, che è un sistema di raccolta e di condivisione dei dati relativi alla biodiversità, strutturato come una rete di banche dati che sono state messe a disposizione dagli enti, quindi rimangono in proprietà dell'ente, però tramite un sistema ovviamente di omogeneità dei dati e dei metadati sia possibile consultarle, e ovviamente questo favorisce uno scambio di informazioni fra tutti gli enti che hanno interesse al dato ambientale o di biodiversità. Sempre nell'ottica di accessibilità, ovviamente già da dicembre voi trovate sul sito predisposto dalla Comunità Europea, dalla Commissione Europea e del Central Data Repository, trovate tutti i dati grezzi. Allora, i dati grezzi sono, diciamo, visualizzabili come delle bellissime schede HTML come questa che vedete, che però sono non sono utilizzabili per nessun tipo di analisi, quindi sono diciamo delle ottime schede da consultazione. E la stessa cosa anche per quanto riguarda le mappe, cioè sono visibili, saranno visibili, ancora non sono visibili, ma lo saranno, le singole mappe. Sul sito sono anche presenti dei dati tabellari, diciamo eventualmente analizzabili, in un formato però molto grezzo, perché il formato è estratto direttamente dal database, quindi in un formato XML, e dove anche i nomi dei campi sono effettivamente quelli derivati dal database, quindi sono veramente difficili da comprendere per chi non ha lavorato con i dati. È stato predisposto un sito ISPRA per mettere non soltanto tutti i dati grezzi, quindi diciamo su questo sito troverete tutti i dati che sono stati già trasmessi in un formato leggermente più accessibile, perché abbiamo caricato il formato ACCESS, che è questo tool che è stato fornito dalla Commissione per inserire i dati, quindi tramite una serie di maschere potete sicuramente accedere a tutti i dati, sempre però parliamo di scheda per scheda, quindi specie per specie, habitat per habitat, eccetera. Sono stati messi ovviamente sul sito anche tutti gli shapefile. Inoltre troverete alcuni
contenuti speciali del volume, diciamo, chiamiamoli così, nel senso che ci sono le tabelle di riepilogo che trovate alla fine, qui sono in formato PDF, quindi sono consultabili, ricercabili, e troverete anche le mappe di densità che ci sono sul volume, però ad alta definizione. Ovviamente nel volume non è stato possibile diciamo, fare più di tanto per esigenze tipografiche. E inoltre abbiamo approntato una piccolissima demo cartografica dove ci sono dentro due habitat, un habitat e due specie, solamente per cominciare anche noi a vedere cosa è possibile fare e ad esempio riuscire a visualizzare insieme queste specie, insieme agli strati cartografici già presenti come quelli dei SIC. L'obiettivo però di tutto questo lavoro in realtà è un progetto più ampio e più ambizioso, è quello di creare un sistema molto più articolato che permetta di fare delle interrogazioni complesse, diciamo, sia sui dati tabellari che cartografici e ovviamente anche insieme. Queste che seguono sono delle mie simulazioni, perché ovviamente il sistema è ancora in programmazione, sono state stanziate già le risorse, quindi è qualcosa che verrà fatto, però sicuramente ancora è da stabilirne l'architettura, la piattaforma, eccetera. Però tanto per avere un'idea di cosa è possibile fare con questi dati, sarebbe ad esempio possibile ovviamente fare delle query sui dati tabellari, avere una zona di selezionare dove selezionare alcuni filtri per selezionare i dati e poter selezionare invece una serie di parametri da visualizzare nei risultati. Ad esempio in questo caso potremmo aver selezionato lo stato di conservazione del range e visualizzare semplicemente quante schede sono nei vari stati di conservazione, favorevole, sfavorevole, cattivo e sconosciuto. Sarà poi possibile ovviamente selezionare un gruppo, per esempio quello dei chirotteri, se si seleziona, e visualizzare lo stesso dato per gruppo specifico e da questo poter ricavare eventualmente anche dei grafici. Queste sono cose che sicuramente si possono fare con i dati, che già si possono fare, però diciamo, andranno implementate in maniera che siano disponibili per tutti. Ovviamente il dato cartografico è quello poi che è anche più interessante. Potrà essere interessante, per esempio, selezionare una cella, un'unica cella, visualizzare quali specie sono state rendicontate all'interno di quella cella, di quali gruppi stiamo parlando, da quali gruppi appartengono, ovviamente visualizzazioni anche molto più comode di questa. Scegliere per esempio il gruppo dei chirotteri, come al solito, visualizzare quali sono le specie all'interno dei chirotteri, visualizzare la distribuzione di queste specie e fare ovviamente delle ricerche anche a questo punto su tutti quei parametri che abbiamo inserito nel dato. Nel reporting, in questo caso io ho messo solo lo stato di conservazione, ma virtualmente sarebbe possibile fare una selezione appunto per tutti i dati e quindi vedere quali sono se ci sono e quali sono, diciamo, le celle con dei chirotteri con stato di conservazione cattivo. In questo caso, per esempio, non ce ne sono, però se io vado a selezionare di nuovo tutte le specie, vedo che ci sono, per esempio, tre specie in stato di conservazione cattivo. Queste sono solo ipotesi di appunto un possibile utilizzo del dato. Un'altra cosa che ci sembra interessante fare, ma non è l'unica ovviamente, è quella di potersi fare delle selezioni per regioni amministrative, proprio perché questo dato deve essere utilizzato appunto da tutti i soggetti che utilizzano il dato ambientale e che ne hanno bisogno. Quindi, ad esempio, potrebbe essere possibile selezionare una unica regione. In questo caso, il risultato che ho messo non è relativo al numero di specie, ma al numero di celle. Anche questo è un risultato che può essere estrapolato ovviamente facilmente dal database. In questo caso, possiamo vedere quante sono le celle nei vari stati di conservazione relative ai singoli gruppi. In questo caso sono dei gruppi provvisori, ovviamente, che erano una parte delle analisi iniziali. E anche in questo caso, sempre volendo indagare meglio, per esempio, possiamo sapere questi 39 celle dei chirotteri a quale specie appartengono. E ovviamente sarà possibile visualizzarle per specie, visualizzarle. Ma tutta questa serie di, diciamo, di domande sono possibili perché sono stati integrati il database tabellare con quello cartografico. Tutto il lavoro, diciamo, che intorno al terzo rapporto è riassumibile in tre grosse fasi. La prima fase, che è stata già ampiamente discussa e che
diciamo, si è conclusa con la consegna del lavoro alla Commissione europea è quella appunto del grande sforzo di raccolto che è stato fatto da tutti quanti, dalle regioni e province autonome, l'organizzazione, il ruolo di coordinamento dell'ISPRA, tutte le valutazioni che sono state date, i dati, le integrazioni dei dati della società scientifica, eccetera. E il secondo invece, la seconda fase che è iniziata dopo appunto la consegna e che è finita pochi giorni fa quando abbiamo consegnato veramente il volume alle stampe, è stata tutta l'elaborazione che ho spiegato e tutta la, diciamo, l'interpretazione di questi risultati da parte ovviamente degli esperti, sia ISPRA che delle società scientifiche. La terza fase invece comincia fra pochi giorni, diciamo nei prossimi giorni, e mira invece a rendere disponibile e fruibile tutta questa grande quantità di dati, non quelli grezzi che sono già disponibili, ma questa serie di elaborazioni che è possibile fare, quindi renderli assolutamente disponibili per tutti coloro che utilizzano, che possono utilizzare il dato in maniera semplice, diciamo, e anche visiva e il più possibile efficiente. Per ultimo, diciamo, sono tre concetti chiave che sono emersi da questo lavoro, che è importante sottolineare. Il primo è che tutte queste elaborazioni e questo sistema di interrogazione che abbiamo messo a punto non è servito essenzialmente per il report, ma è proprio stato uno strumento operativo che è servito a noi per analizzare e comprendere i dati raccolti e che è la base, costituisce proprio la, diciamo, la base di quelli che saranno dei sistemi futuri, speriamo anche più articolati. Quindi, diciamo, l'utilizzo dei dati non fine a se stesso, ma per ottenere qualche cosa che possa essere utile a chi deve utilizzarli. Il secondo è quello della piena accessibilità. Come appunto detto, i dati grezzi sono già online e ISPRA sta già lavorando a questo progetto per cercare, in coordinamento con gli altri enti, per cercare di rendere tutti questi dati pienamente accessibili e fruibili non solo per il mondo scientifico, ma soprattutto per tutte quelle autorità e quelle amministrazioni che devono prendere delle decisioni in merito di politica ambientale, e, autorizzazioni ambientali, gestione, eccetera, e anche per dirigere gli eventuali monitoraggi. L'ultima cosa è il percorso comune. Infatti, in questa terza fase che comincia proprio adesso, riteniamo sia assolutamente indispensabile che vengano analizzati insieme fra tutti i gruppi, fra tutti i soggetti che sono interessati a questi dati che poi li utilizzeranno, capire quali sono gli aspetti importanti che bisogna sviluppare, quali sono i parametri più importanti che possono servire, in quale formato possono essere estratti, cosa insomma serve, e questo ovviamente deve essere fatto. Questo, diciamo, è anche un invito in un certo senso già nella tavola rotonda di domani, ma è anche nelle future, insomma, discussioni sull'argomento, in maniera da arrivare a qualcosa di concordato e che sia veramente utile per usare i dati, per non perdere anche tutto questo sforzo che è stato fatto. E, così come il mio access ogni tanto mi ha abbandonato, quindi ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.